redazione, buona giornata a tutti, benvenuti. C'è la conduttrice di questa sera, Natalie Goito. Buongiorno Maurizio, un saluto a tutti. Io Poi c'è Gianluchino Rossi. C'è non sono importante, c'è soprattutto Dodo Lunghi. soprattutto Dodo Longhi. Buon pomeriggio, ciao a tutti. C'è Andrea Longoni. E Ciao Maurizio, un in saluto. collegamento con noi c'è Luca Monblano. Ciao, ciao Maurizio, ciao a tutti. Ciao. Allora, partiamo dalla nazionale subito, Natip, e anche se c'è una notizia che Sì, una riguarda notizia la che riguarda la Juve, Juventus, dopo approfondiremo con Luca approfondiremo. Monblano perché è un po' spaventosa, può essere un'arma a doppio taglio Può essere un'arma a doppio taglio, per la però ce la teniamo Juventus. là. La Poi teniamo sono lì, la curioso teniamo lì. però. Devi tenere la tua curiosità Riguarda dentro nel Dybala. cassetto. Dybala. Sì, riguarda Dybala. Comunque adesso apriamo con la nazionale Apriamo con la perché. nazionale perché ci Ma Monblano poi va giochiamo. via, eh? Quando vai via? Monblano fino a Quando che vai ora via? sta? Si ferma solo Monblano, quando mezz'ora. vai via? Mezz'oretta? 4 minuti? 40. Ah, pensavo 4 minuti. 4 minuti Monblano Quattro Andes. minuti saluta Quattro Monblano. esatto. Quattro, fino alle 4, fino alle 4. Fino alle 4. 29 minuti, Luca. Beh, allora, Partito. parto con la Juventus. E se poi va via? Decidi tu. Consiglia il... No, se poi va via non ne parliamo tra di noi Allora, senza la dai una Juventus. Basta che partiamo, No, in Maurizio, merito perché... all'inchiesta per la Juventus, Dybala sarà il primo giocatore a testimoniare in procura. Ci sono queste nuove perquisizioni della Guardia di Finanza. Che cosa è successo? Sotto la lente di Chi lo sa? ingrandimento ci sono gli stipendi dei giocatori nei tempi del Covid, queste quattro mensilità. Le scritture private riguarderebbero appunto le quattro mensilità, per cui la società bianconera e i giocatori avevano trovato un accordo per fronteggiare l'emergenza Erano Covid e tutti quindi amici in quel stanno periodo? cercando nuovi documenti, delle carte. E Dybala, che ha detto addio alla Juventus, sarà Cosa ha il primo fatto? giocatore ad andare a testimoniare. Luca, è un pericolo questo? Ma Sapendo sinceramente, guarda, anche dell'umore di Dybala? non sono in grado di commentarla questa notizia perché l'ho letta ed è sostanzialmente stata, diciamo, ribadita e confermata alle varie redazioni 5 minuti prima Sì. di venire in onda. Quindi prendiamo atto, sicuramente la notizia la possiamo ritenere vera, non un'indiscrezione, qualcosa di più. E quindi sappiamo che c'è stato un secondo, diciamo così, assalto della procura che sta cercando di dimostrare la propria tesi. Il primo giro era andato un po' a vuoto da quello che risultava dalla stessa procura rispetto alla totale disponibilità. La Juventus aveva aperto le porte della Continasse, era stata anche delle perquisizioni molto massive, tra l'altro su più giorni, quindi assolutamente, diciamo, pareva che la cosa si fosse un po' esaurita lì. Parlo a livello di recupero documenti. Invece, già da questa mattina si è venuta a conoscenza del fatto che ci sarebbe stato questo secondo round, che non avrebbe riguardato unicamente eventuali nuove verifiche presso gli uffici della Juventus, ma anche presso uffici legali, diciamo consulenti, anche presso sedi pare di procuratori che hanno alcuni affari con la Juventus, ma non solo. Quindi io poi non so dire se questa cosa può legare anche altre eventuali inchieste. Questa della chiamata di Dybala in procura, alcuni calciatori sarebbero, diciamo, dovrebbero essere interrogati. Gli sarebbe chiesto conto, forse si è parlato per esempio questa mattina del discorso degli stipendi, diciamo così, a cui i giocatori avevano rinunciato, ricordate, nella fase Covid. primaverile della prima ondata Covid, come c'è un comunicato ufficiale della Juventus a questo proposito dell'epoca che andrebbe ripescato e riletto con attenzione, perché la contestazione riguarda il fatto che la Juve non avrebbe dichiarato il vero. Ed essendo una società quotata in borsa, eccetera, eccetera, ovviamente, qualora ci fosse una qualche, come dire, prova a favore della procura, sarebbe un qualcosa diciamo, di abbastanza grave. Al momento noi siamo fermi ai fatti, ritengo questa diciamo così, della convocazione di Dybala a questo punto qualcosa di più di un'indiscrezione, però, diciamo, possiamo discutere. Perché qui è il passaggio successivo, è quello che stavi facendo tu, cioè in questo momento Dybala, chissà quali segreti
può svelare alla procura, visto che ha il dente avvelenato con la Juve, non lo so se si possa anche ragionare così. Ci spaventa di più il fatto che sia convocato Dybala e non Bonucci, non lo so. Beh, un queste sai, credo, queste sono speculazioni. La notizia è che alcuni calciatori verranno verosimilmente ascoltati. Però è chiaro che pensare male si fa peccato, dovrebbero dire tutti la verità e sarà sicuramente certo. Così. Però è chiaro che un giocatore che è appena stato scaricato darà il 101% di collaborazione nei confronti degli inquirenti. È normale, in altre situazioni magari se c'è qualcosa di sbagliato, parlo non nel caso della Juventus ma di altri sistemi, ci sta che magari tu possa provare a non mettere in cattiva luce o posizione la tua squadra. Se sei un giocatore uscente, sei stato scaricato, non ti fai il minimo problema, come è giusto che sia, dovrebbe però essere non così. Non sarebbe un bel curriculum a livello di immagine per Dybala. No, ma Dybala nel caso non fa nulla di male, eh. Cioè, Dybala non si deve inventare nulla. Sì, però ci vuole sincerità sempre. Uno come Dybala sarà più sincero di altri, eventualmente, poi non so di che però cosa parlerà. Dybala è richiamato perché è da lì da tanti anni, cioè in questi periodi di Juve Dybala c'è sempre bravo. Stato. E quindi c'è anche questo discorso, cioè non chiamerebbero Ken per dire, no? O che so, Vlahovic per dire. Beh, lui sa tutto il pregresso della situazione. Queste quattro mensilità riguardano tutti, quindi... ma alcuni sono impegnati in nazionale, quindi sì. È più facile chiamare esatto. Dybala che non è stato convocato, quindi a disposizione... Non c'è solo Dybala, però. Non c'è solo Dybala, la continuasse. Ma di giocatori che sono lì da tanti anni... Perché devono essere i big, scusa. Se si contestano le quattro mensilità dello scorso anno, chi c'era lo scorso anno, che c'è ancora oggi? Sì, io devo dire una cosa, Andrea, devo dire che poi ovviamente eventuali feedback, eventuali anche prese di posizione della Juventus, se farà un comunicato, visto che adesso poi si inizia di nuovo a speculare, non lo so, noi cercheremo di ricostruire quando ci sono forti novità. Dico una cosa, la cosa che mi perplime di più è che se metto insieme il primo round di inchiesta e questo, cioè le parti giornalistiche che tra l'altro sono state sicuramente verificate, mi sembravano abbastanza per bocca della procura, quindi non abbiamo motivo di dubitarne, metto insieme 15 reati, ipotesi di reato diverso, che mi sembra che la sensazione è che si stia un po' veramente tirando nel mucchio. Poi io non so, tra l'altro neanche dovessi ripeterteli tutte le possibili contestazioni, neanche me le ricorderei tutte, però si è parlato veramente, e leggo, di qualunque tipologia, che in genere quando si va un po' a strascico io tendo a essere abbastanza scettico sul, perlomeno sul modus operandi, perché in genere le inchieste più efficaci sono quelle che riescono a avere dall'inizio un punto preciso, perché vuol dire, dici, beh, avranno qualcosa in mano, così mi sembra veramente che sia un po' di pesca a strascico. Ripeto, siamo sicuri che tutto ciò che è scritto sui giornali, alcune testate in particolare, mi viene in mente il Corriere, hanno sicuramente un'efficacia e una veridicità assoluta, perché se si parla di capi d'accusa, si parla di capi d'accusa che vengono riferiti dalla stessa procura. Però ripeto, siamo a 12-13 situazioni diverse che si aggiungono, dalla carta segreta di Ronaldo, gli stipendi, le plusvalenze, ma non tutte, i giovani, solo le plusvalenze, cioè non lo so. Però Luca, questa è la cosa che mi lascia sicuramente più perplesso. Sembra tra le leggera come no cosa. Mi sembra che tu la butti in vacca, dire stanno cercando nel mucchio, no? Cioè, manchi di rispetto secondo me a chi invece sta facendo solo no, no, non manco di rispetto, cioè, scusa, io ho ribadito, io credo di aver portato massimo rispetto sia per gli inquirenti descrivendo la loro attività, sia i colleghi che ritengo assolutamente informati, parlo di coloro soprattutto che si occupano di cronaca giudiziaria, qualcuno lo conosco anche, so come lavorano, quindi non sto buttando in vacca niente, sto dicendo che se metto insieme ciò che la procura ha fatto filtrare come ipotesi di reato nel primo round e in questo round, e finora io poi non mi occupo di questo, quindi lo guardo da fuori, dico, ma mi sembra che ci siano 12-13 situazioni diverse, avessero un filone chiaro, secondo me picchierebbero duro su quello dove hanno delle cose chiare. Mi sembra che anche la procura magari ha l'idea di
di sapere che qualcosa che non va c'è, ma non ha capito cosa. E allora non mi sembra poi che da un certo punto in poi la condotta deve essere chiara. Perché il danno d'immagine lo subisce sempre il club, la Juve, l'Inter o il Milan che sia. Cioè, sta dicendo che quindi vogliono colpire la Juve in qualche ragazzi, modo. Cioè, qua siamo partiti come se fosse una notizia di mercato. Cioè, adesso voglio dire, scusate per formazione, nel mio piccolo, siccome è roba che avrei studiato. Sì, questo mi piace. Scusate, non è una notizia di mercato. Lui ha studiato questa cosa. Cioè, non è una roba di mercato, cioè l'informazione di garanzia è uno strumento a tutela di solito del cosiddetto indagato, quindi a tutela di Dybala. C'è una grande differenza tra la persona informata, la persona indagata, la persona imputata. Non è detto che si arrivi assolutamente al rinvio di giudizio. Ma Dybala non è indagato, No, no, informato, sto dicendo, è informato, si ritiene che Dybala sia persona informata dei fatti. Immaginarsi che Dybala vada a testimoniare il falso perché ce l'ha con la Juve, evidentemente uno non è mai stato detto. Nessuno ha detto quello, evidentemente. Per sgombrare il campo, il concetto che sarà sincero non avrà problemi a dire cose diverse. Dirà esattamente quello che risulta. Quello che hanno fatto. Esatto. Quanto alle ipotesi di reato finanziario che si possono formulare, fa campo, è ovvio che è il ventaglio delle ipotesi, no? Quando ovviamente c'è un'inchiesta. L'inchiesta potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto. Potrebbe riguardare anche altre società e quindi assolutamente non c'è nulla, però ma quello che filtra qui non è la notizia di mercato, cioè la procura fa sapere che Dybala, e probabilmente non credo riguarderà magari solo la Juve, tra un po' parleremo anche di altre società, no? Perché le perquisizioni poi erano state anche in altre società. Mi sembra che la Juve, essendo quotata in borsa... No, in realtà questo filone riguarda solo la Juve. Non lo so, io sto dicendo che comunque sul calcio, plusvalenze, eccetera, non è che è la prima volta che si indaga. Sto solo dicendo che, ripeto, se ti chiamano non è mica detto che ti chiamano perché ti mettono lì col fucile o perché ti devono indagare, eccetera, perché ritengono che tu in quell'ambiente lì possa dire delle cose che sono utili all'inchiesta. Basta, poi Dybala torna a casa, torna a giocare a pallone, l'inchiesta ovviamente andrà avanti e si potrà concludere assolutamente con la buona fede di tutti e con un nulla di fatto assoluto, come molto spesso, devo dire, è capitato in questo genere di inchiesta. Però adesso cominciare, sembra che, cioè non è, ripeto, l'approccio secondo me è un pochino diverso. Deve essere evidentemente è successo qualcosa o c'è l'idea da parte della procura che possa essere successo qualcosa di non lineare, sto dicendo di illegale, di non lineare, perché le indagini si fanno quando tu guardi e dici ma c'è qualcosa che non funziona qui, poi ti spiegano esattamente come hanno funzionato le cose e finisce in un nulla di fatto. Tutto qua, volevo soltanto dire che la persona informata dei fatti di solito è una tutela per lui, per dire scusami, il tuo nome ricorre secondo noi in queste vicende, perché ricorre, a che punto ricorre, come erano i tuoi rapporti, perché francamente avevamo tutti elogiato invece la Juventus per questo accordo che aveva raggiunto con i suoi giocatori, della buona disponibilità dei giocatori, no? Mi pare a rinunciare alle 4 mensilità, avevamo fatto un sacco di trasmissioni, ma come? Nessuno rinuncia a niente, lo stesso Marotta aveva detto guardate qua, questi non si rendono conto di dove vivono, quindi io non ho elementi nella maniera, al di là delle battutacce che poi ci facciamo sempre magari con Mischi, io non ho alcun elemento per pensare che questa sia un'inchiesta pericolosa per la Juventus, nella maniera più assoluta, dico soltanto che evidentemente col calcio che è sempre più in difficoltà a livello economico, diciamo che tu avrai provato a esperire tutti quelli che sono gli strumenti, insomma, per sopravvivere. Fino a che punto ti sono venuti in conto i tuoi dipendenti e fino a che punto i tuoi dipendenti si sono, tra virgolette, ripeto, ci metto le triple virgolette, compromesso in qualcosa magari di non lineare, non sto dicendo di... Cerchiamo di capire com'è andata. Stop. Da qui a fare poi le ipotesi sono sempre le solite, cioè uno può essere condannato per furto da una mela a, voglio dire, a un appartamento. Questo non vuol dire che ci saranno, è il ventaglio un pochino che ci sono quando si dice le sanzioni. La sanzione può essere il punto di penalizzazione al 3-0 tavolino, la ripetizione della partita. Io starei molto tranquillo, però ovviamente attento, dicendo che comunque non è una notizia di mercato e torno a dire, per quanto l'inchiesta sia diversa, tutte le società hanno avuto, no, ad un certo punto, dall'Inter, eccetera, no, e altre, adesso non me le ricordo neanche, però ci sono stati, no, sì, a un certo punto
le procure che hanno detto scusate, ci spiegate perché? Ce lo spiegate e arrivederci. No, anche la Lega di Serie A non ha ricevuto nessun tipo di notifica a riguardo, quindi questo lo sappiamo. Cioè, perché magari la posizione della Lega di Serie A è già chiara. No, esatto, cioè, però siccome non ci sono in merito nessun tipo di notifica, magari nascono un po' delle situazioni un po' dubbiose. Quello che dico io, Luca, dalle sue parole, avvertivo quasi la sua sensazione di molti juventini che ce l'hanno sempre con la Juventus. Questo contestava Luca, dire mi sembra che sparino un po' nel mucchio, è un po' riduttivo e Luca secondo me è anche un po' troppo di parte, ecco. Noi oggi non sappiamo, vediamo. Noi oggi c'è ancora chi dice... Sicuramente non vogliono colpirla in Juventus. Inviterei a guardare la replica della trasmissione. Ah, okay. Perfetto. Perché che io sia stato di parte nel parlare prima, ho detto che non ho notizie specifiche sulla questione di oggi, che anzi diventa complicato anche mettersi lì a voler provare a fare gli avvocati, a parte che se io dovessi fare l'avvocato difensore dovrei studiare migliaia di pagine di carte che al momento ignoro, ma soprattutto c'è un altro discorso che diventa anche complesso fare l'avvocato difensore su 12-13 punti diversi. Io rinunzio, potrò provare a farlo qualora riesco a capire non solo le contestazioni ma anche quali sono per esempio le tesi difensive che non conosciamo assolutamente. Vabbè, certo. Quindi da questo punto di vista è una materia veramente complicata da maneggiare. Noi dobbiamo riportare la notizia è quella che verranno ascoltati dei calciatori anche della Juventus, questa è una novità sicuramente, e la notizia è che sono stati aggiunti delle ipotesi di reato, questo già da questa mattina l'avevamo dedotto attraverso colleghi che fanno benissimo il loro lavoro. No, ma siamo nella gigantesca fattispecie tutta da dimostrare, è inutile che cioè, è del falso in bilancio, è inutile, no? Però credo che Longoni volesse dire ogni volta, cioè qui siamo ancora gente che pensa che Suarez si trovava lì per caso e sia andato a fare l'esame di italiano perché gli piaceva lui. Quindi ripeto, siccome c'è questa idea della persecuzione sempre e comunque, io non la vedo così, perché su quella vicenda lì ancora, vabbè, no, ma tata, colpa del rettore, è il rettore che l'ha fatto lui. No, no, ma il professore l'ha fatto lui. No, ma è Suarez, vabbè. Infatti io, siccome sono totalmente legalista e rispettoso della legge, nel momento in cui mi dicono che così dirò cavolo che strano. Tra tante cose però c'è un fatto che viene contestato, cioè che la procedura di tenere i documenti fuori dall'azienda e poi di distruggerli a fine garanzia. Questa è una contestazione nuova che avrebbe del clamoroso. Sì. Ma io secondo te posso venire qua a dire no, non ce ne esistono dopo, che ne so io dei documenti, no, dove sono, dove li tiene la Juve. Mi sembrerebbe, posso città. Dire che se la Juve o qualunque club avesse questo tipo di comportamento, che questa nuova ipotesi che si leggeva stamattina, ovviamente un comportamento che mi sembrerebbe aberrante, ma da qui a dire la Juve lo fa o lo fanno tutti, me ne guardo bene, perché sinceramente mi sembra, oltre che una roba abbastanza sconveniente da fare, mi sembra anche assurda e chiaramente ti metti in un rischio incredibile. Io credo che sia sempre, adesso non vorrei dire, ma è quella famosa carta lì di Ronaldo, è lì, no? Che più o meno che è partito tutto. Parte tutto da lì. Io sta carta non ho mica capito ancora che cavolo è. Già, ma il problema non ha capito manco la procura, perché sennò non staremmo qua. No, ma allora però Gianluca, attenzione, sulla carta segreta di Ronaldo alcune indiscrezioni, dell'epoca in cui uscì la notizia, tra il più o meno esplicito, però mettevano l'idea che gli inquirenti ritenessero o avessero ipotizzato che la carta riguardasse proprio quella quota di emolumenti che non era stata corrisposta per accordo collettivo. Però ripeto, è un'ipotesi che gli inquirenti avevano fatto trasparire senza esplicitarla. Quindi non sono stupito se vanno a fare quel tipo di verifica, perché in qualche modo abbiamo capito che loro pensano che possa esserci anche quel tipo Luca, di cosa da verificare. Per parlare in italiano. Però quindi la carta semplice, sarebbe la carta per forse riavere quei soldi sotto altra forma? Questa è l'ipotesi della procura. Non lo so, per parlare italiano la gente che capisce, cioè si contesta l'eventuale pagamento in nero, io non ci posso credere, perché chi è quotato in borsa secondo me non può fare pagamenti in nero. Come fai a fare? Non solo che è quotato in borsa, ma chiaramente i rischi sono maggiori. Certamente, ma ovviamente non vorrei che mi fai intendere. I rischi sono maggiori. Purtroppo da dipendente pago le tasse fino all'ultimo euro. Sto dicendo che non potendo fare il pagamento in nero di base,
Però noi non possiamo escludere che nel calcio minore quelli che frequenti tu chissà che cosa accade, no? E cosa fanno? I documenti scritture no, segrete? No, sto dicendo, nel calcio dilettantistico questo si leggeva. Le abbiamo viste queste cose. Sto no, dicendo che a un livello europeo, parliamo di soprattutto società di razza, da Juve. Soprattutto per chi addirittura ha il doppio controllo Covid su quotazione in borsa. Cioè, ti ripeto... Io non ho mai capito che cos'è sta carta segreta, no, francamente però, non l'ho mai capito. Se, ed è un se verificato che la Juve, Luca, aveva questo modus operandi, intanto prima non intendevo... Se è verificato un terremoto, Andrea. Questo voglio, ovviamente... vabbè, ma questo è evidente, se fosse certo. Verificato è un terremoto. Però capisci, visto che tu prima poi, se ti sei offeso mi dispiace, non era mia intenzione, no, intendevo non è che nel tuo dire stanno sparando nel buchio significava dire... Tradotto, magari l'ho tradotto male io, ce l'hanno con la Juve, vogliono far pagare la Juve, questo intendevo. Non ti no, voglio mettere in parola in bocca no, questo, che non hai detto. Ma no, io non dicevo questo, dicevo che mi pare che la procura, lo dico della Juve, lo dico lì, fosse stato anche per altre situazioni, dico: ma se inizia a mettermi 13-14 cose giù. Sì, mi sembra che poi capisce 3-4 allora come tutte le regole della comunque vita, Luca scusa se fai una cosa bene è meglio scusa, di 13 fatte male scusa Luca lascia perdere che tanto quello non lo sapremo lo sapranno loro adesso io faccio l'uomo della strada ieri parlavamo del perché a un certo punto da Exor dicono oh ragazzi forse è meglio che ci mettiamo un uomo nostro perché qui stanno succedendo tutta una serie di cose che a livello di immagine non ma vanno tu parli bene di Calvo? No, io parlo di tutto, ne abbiamo parlato ieri con Luca, del ridimensionamento, lui mi dice un Agnelli non si caccia, un Agnelli si sposta, o un Agnelli si controlla e si mette nelle condizioni di contare meno, al di là del nome anche se sei presidente. Io tutte queste robe qua le giro poi attorno ad Arriva Bene, eh. Cioè l'arrivo di Arriva Bene. No, ma io vorrei anche sbaglio, ricordare Gianluca Luca, a questo una cosa proposito. Così rispondi a tutti, Luca, a me ha colpito molto che ieri la notizia... di queste nuove indagini si è uscita dalla stampa. Sì, questo ha colpito anche me. Dicevo, però è anche vero che nel momento in cui tu hai una fonte in procura, che è una fonte affidabile, che anzi magari ti gira anche i documenti dell'ipotesi di inchiesta, tu come giornalista fai il tuo lavoro, quindi da questo punto di vista non credo che siamo in Russia, no? Tanto per intendersi. Voglio dire un'altra cosa. Visto che io ho detto questa cosa a proposito di Agnelli che ha citato Gianluca, dico altresì un'altra cosa che ho detto negli anni e che invece deve far rizzare un po' le antenne in chiave Agnelli. Perché Agnelli, facendo il presidente della Juventus senza amministratore delegato per 3 anni, mi pare, si è messo anche in una condizione di attaccabilità sotto il profilo personale, parlo di attaccabilità, nel caso in cui ci fossero ovviamente per esempio dei procedimenti giudiziari, secondo me è molto pericolosa, proprio perché sei un Agnelli, tanto per intenderci, una società quotata in borsa in assenza di amministratore delegato, che sarebbe obbligatorio, ne risponde il presidente come se fosse l'amministratore delegato. Quindi questa è una situazione che mi è sembrata sempre molto strana nel triennio in cui la Juve è rimasta scoperta di questo ruolo. Che è, se adesso vorrei fare un discorso ampio, però dobbiamo andare che è il presidente città, tifoso che è disposto a fare, non dico di tutto, gioco bene con le parole, cioè però sei talmente tifoso, questo è l'unico vantaggio di quando hai un non tifoso, no, alla guida, che non si fa prendere, hai capito, ma sto parlando di operazioni di mercato, di situazione via questo, prendo quell'altro, cioè probabilmente il rovescio della medaglia di avere il presidente che vive 24 ore per il suo club e che vuol far tutto lui, è anche questo, ogni tanto, che magari pesti delle cose per strada senza accorgertene. Vai, vado in pubblicità perché siamo già in ultra ritardo. Bentornati, allora stiamo poi a vedere la vicenda come va, però mi sembra che, caro Gianluca, tu che ne sai, che sei un metro avanti, no, cosa può succedere a questa Juventus? Perché gioca con l'ironia, non ho capito. No, dico perché lui sa, perché lui ha studiato giurisprudenza. Ma no, perché a me, onestamente, cioè, siccome so cos'è l'informazione di garanzia, perché quando ero ragazzo mi capitò di riceverla a proposito di un'inchiesta su un'altra persona, dove ti chiedono, scusi, lei ha mai visto questo o quest'altro? So che cos'è l'informazione di garanzia, non è una cosa che ti devi preoccupare. Cioè il magistrato dice, scusi, lei ha conosciuto Dallò? Dallò al supermercato si prendeva i tappi? Dico, ma guardi, lo dicono tutti, ma io non l'ho mai visto.
Ah, buono, no, dico è per una dire, corretta informazione. Cioè, no, ma sto scherzando. No, comunque Luca... Però secondo me, ti posso dire, molti adesso diranno, ecco Dybala va là, giustamente, perché è incattivito, sì, e dice, ragazzi non è così, quando vai là che ti chiamano non è così. Te lo garantisco, non è così. Ma cosa è come l'esame di Suarez? Allora l'accusa, ragazzi, l'accusa di falso in bilancio, l'accusa di falso in bilancio, poi come sa bene Luca meglio di me, non dovremmo tornare, non torniamo alle sanzioni di Calciopoli, però è la solita storia, cioè, c'è il ventaglio, Luca, delle sanzioni sportive sono le solite, no? L'ammenda, l'esclusione del campionato, i punti. Però qua andiamo in reati personali, cioè, eventuali, bravo, perché reati di carattere personale che possono riguardare anche fino al penale, quindi cioè, però ripeto, quelli no, sono anche reati, perché la responsabilità penale, nel caso sono diciamo reati di cosa, carattere anche personale, che non è una buona cosa. La responsabilità penale è sempre personale, cioè la responsabilità penale è personale, cioè quindi se vanno a vedere qua, io credo che ai tifosi interessano le conseguenze sportive. Ma a livello di penalizzazione Dodo può rischiare qualcosa? Ma no, Juventus? Dai, ma non credo, no, in questo momento. Ancora, non basta. Credo. Poi ripeto, non... Punti? Ma no, retrocessione. Intera, basta. No. Cioè, adesso siamo aperti a tutto. Credo, però situazioni particolari? Mai, cioè, nel senso... Quindi, scusa, se vincessimo lo scudetto quest'anno con una super rimonta, vince la terza? Rischi di perderlo. Non c'è il rischio. Non c'è questo rischio. Ma questa è una frecciata Gianluca, però, ha detto la terza. No, magari arrivi tu terzo, che lo sai. Lo so, neanche ragazzi, la seconda. Ma ripeto, anche su sta cosa che mi perseguita da anni, io mi sono letto le carte, francamente. 2005-2006? Io sto alla legge. Tu dici 2005-2006? Sono 1432 pagine, tanto quelli che non capiscono non li convincerai mai, chi se ne frega, cioè, ma non mi interessa, io guardo l'albo d'oro, se un domani penalizzano l'Inter e io mi prendo la penalizzazione sto zitto, non è che faccio le battaglie ventennali su giustizia a due velocità e non tutti sono uguali davanti alla legge, tant'è che ho detto prima, questo genere di inchieste, Longoni mi ha detto, no ma questa è roba Juve, sì, però a me sembra che durante il Covid siano successe delle cose per tutti, e ribadisco, per tutti, che hanno spinto tutte le proprietà, tutte le nostre dirigenze a cercare di pagar meno i calciatori. Sì. Allora, posso dirlo? Sì. Bene. Sì. E cosa hai ottenuto dai calciatori? Una bella pernacchia. Ma il concetto è, tu l'hai fatto, hai fatto scritture private, le hai messe in altra sede, poi sono sparite. Andrea, io non sono in grado di dire... Credo che questo non è detto che l'abbia fatto la Juve. Esatto, appunto, perché attenzione, io non sono in grado di dire che l'abbia fatto la Juve e non sono in grado di dire... se qualcuno l'abbia mai fatto. Per la procura la Juve comunque queste cose le faceva. Ma solo la Juventus private non le depositava in sede, ma in altre sedi. Ma solo la Juventus è riuscita a ottenere uno sconto dai calciatori? Ci sono anche altre società. Ma avete fatto un società. Non è che dello sconto, è come tu lo ottenevi e se poi pagavi in che modo? Per capire se magari qualcuno ha messo gli occhi addosso anche ad altre società. Uno dei noti ossessionati sugli stipendi dell'Inter, beh, insomma, possiamo scegliere. Vi ricordatela? Ci sta seguendo. Salutiamo bene, benissimo. Uno dei noti, l'Inter non paga gli stipendi, quindi via lo scudetto, via la sede, via tutto, via la Cina, via il mondo, via il pullman. Non lo so, io ho fatto 8 mesi in cui mi si è detto che no? No, e cosa presumo? Presumo che quelli dell'Inter, a differenza di quelli della Juve, abbiano detto, perché poi lo disse Marotta, la cosa più difficile era far capire a questi che non solo purtroppo ti devo pagare a giugno. Loro non hanno accettato? No, dell'Inter, la riduzione di ingaggio. Ma no, le altre squadre non risulta che abbia accettato nessuno. Sono stati pagati premio scudetto frazionato nelle mensilità, tutti con 3 mesi di ritardo. Cosa tra l'altro vorrei ricordare sempre agli ossessionati, autorizzati dalla Lega, dalla Federcalcio. Non è che noi abbiamo detto, scusa Dodo, tu devi prenderli a marzo, li prendi a giugno, perché se la Lega non mi avesse autorizzato, tu ovviamente non eri contento, poi sarebbe bello che tu rinunciassi al 20% e tu mi hai fatto una bella pernacchia, perché mi pare che Marotta su questo punto di vista ha preso le pernacchie da tutta squadre, la rosa dell'Inter, ricordiamolo. Conte per prepenso, mi pare di ricordare. No, ma perché mi sembra che nessuno sia andato incontro, tranne, non so se qualche... Mentre invece fu meritoria, mi pare di ricordare, no, però, l'unica fu meritoria la Juve... Sbaglio Longo, fu meritorio alla Juventus, sì. Ci dissero. Per come l'aveva presentata, sì. Loro l'hanno presentata dicendo: come l'aveva presentata. Mon Dieu, che problema c'è? Rinuncio al 20%. Ora, uno può anche dire: forse era meglio non rinunciare, perché non si è bene capito. Perché adesso io la vedevo come una cosa positiva, questa qua. Onestamente, posso dirti? No, sono d'accordo con te. Cosa c'è? Cioè, boh.
Devo andare in pubblicità. Devo salutare Momlano Sulmi che è praticamente alle 4. Lasciamogli la chiosa. Fai una chiosa. Ci vediamo in procura. No, fai chiosa per favore. Chiosa, ci vediamo in procura. No, la chiosa è non è sull'argomento giudiziario, ma sull'argomento sportivo. Oh, meno male. Io ogni volta che penso a Juventus-Inter, che incombe, tra virgolette, anche se mancano un po' più di giorni, penso, tra me e me, possiamo arrivare quinti, possiamo arrivare primi. Cioè, abbiamo due estremi che sono veramente due romanzi diversi di questa stagione, no? Poi magari arriviamo quarti, terzi, secondi, che ovviamente sono incluse. Quindi penso che saranno anche per noi Juve-Inter è l'inizio o la fine di tutto, del romanzo stagionale della Juventus è l'inizio o la fine di tutto, quindi un'importanza incredibile. È sempre strano, mi ricordavo ai tempi. No, tra l'altro mi fai dire una cosa velocissima, anche se dobbiamo andare, ieri si è scatenato l'inferno, voi non so se avete seguito, purtroppo ieri, ma dico subito, la Juve è innocente, ieri sono stato tempestato da insulti alla Juve da parte di Inter Club e tifosi interisti di tutta Italia, perché Luca credo lo sappia, il primo comunicato sulla vendita del biglietto di settori ospiti riportava Milano e provincia, che potessero acquistarli solo quelli di Milano e provincia. Traduco, Albiate in provincia di? MB. Ecco, il Longoni interista, il corrispettivo di Longoni di Albiate, non esiste, era Calcati, no. E chi vuoi te, non poteva i andare, Recalcati, dai, diciamo i Recalcati, vabbè, ti ho fatto un esempio, Longo, no, insomma, allora, di casa uno di Desio, poteva andarci uno di Milano e uno Ma di Desio, Desio è morta, no, però c'è anche Ravaioli, è venuto fuori un casino allucinante, in realtà se la sono presi tutti con la Juve, che poi ha corretto il comunicato, ma in realtà era stata una decisione dell'osservatorio, in ultima analisi, del prefetto, timoroso di dover curare 18 autostrade. Devo dire che poi il buon senso ha prevalso e oggi qualsiasi tifoso, ovviamente dotato di tutti gli stili, la testa, che voglia comprare un biglietto nel settore ospite di Juve-Inter di tutta Italia può andare, no? Perché ieri è stata una giornata campale in cui se la sono presi con la Juve e io spiegavo che non era una decisione della Juve ma dell'osservatorio e in ultima analisi del prefetto per ragioni di sicurezza. Perché ieri però questa cosa tutti gli anni la dobbiamo spiegare per tutto, anche quando sono le trasferte vietate, non sono le società. No, Luca, era la prima volta che un big match riportava sul sito della Juve alla mattina, ti assicuro, di Milano e provincia, solo permesso ai tifosi di Milano. No, intendo dire che queste decisioni non sono prese dai club, ma da istituzioni terze, questo lo dobbiamo. No, è vero, infatti ripetere. L'ho detto a tutela. L'ho detto a tutela. Grazie intanto a Luca. Ciao Luca, un abbraccio. Andiamo in pubblicità, poi c'è una notizia che riguarda Kulusevski. Sì, chiuderà il capitolo Juventus. Esatto, che chiude il capitolo, poi parleremo della nazionale, dell'Inter, di rinnovi, del Milan, di rinnovi, di situazioni future. Che bello, eh? Vai, cambia canale, un sacripante. Vai tranquillo, maglietta, vai. Chiudiamo ora con il discorso Kulusevski. Sì, perché ha tirato una bella frecciata alla Juventus. Tutti tirano frecce alla Juve in questo momento. E al suo staff. Sembra Guglielmo Tell. Perché ha detto la Juve era frustrante, adesso c'è aria nuova al Tottenham, ora ho un rapporto migliore col tecnico, anche il mio fisico è migliorato. Allo Juventus c'erano tante cose che non funzionavano. Era diventato molto frustrante, poi ha aggiunto al Tottenham ha un rapporto migliore con l'allenatore, sto facendo un allenamento importante, ho anche migliorato il mio fisico, insomma. Sai cosa gliene frega? Kulusevski conte meglio di Allegri alla fine, il titolo è questo, ragazzi. Scusa, sai cosa gliene frega al tifoso della Juve medio? Che Kulusevski che in questo momento viene bombardato da Pogba, Salah, no, io sto a quello che mi dite voi, fate mercato tutti i giorni. Indagine. Salah. Indagine. No, parliamo di cose di calcio adesso. Calcio. Salah. Rudiger. Giorginho. Pure, è nuovo. Ah, sì, Giorginho. Poi Donnarumma. Tutti idee. Sai cosa gliene frega di Kulusevski al tifoso medio della Juve? Di me scrivono che perdo Barella. Di me scrivono che perdo Barella, giustamente. E di loro scrivono che prendono insieme Salah, Pogba, Rudiger e Giorginho. Vabbè, avevamo iniziato la riunione pensando di dover parlare dell'Italia, ma non ci interessa l'Italia. No, non ci interessa niente dell'Italia. Un anno e mezzo abbastanza negativo. Allora, dell'Italia, sì. Dico, è passato un anno e mezzo anche abbastanza negativo Kulusevski. Tra prima con Pirlo, poi con Allegri. Lui non è informato dei fatti. Vero Kulusevski. Kulusevski di Parma non è mai avuto la stessa continuità. Guarda, dell'Italia, sull'Italia-Macedonia, cito una trasmissione delle nostre emittenti.
scusami, so, che si chiama Apericalcio, dove per fortuna c'era il padre e non il figlio. E lo Spirito Santo? Fortuna. No, sto scherzando. Che ho visto ieri, dove c'era Nestor Oschi. Che ho ascoltato, che è Macedone, che ho ascoltato con ricordava Pancev, no, Nestor Oschi. Grande, il ramarro, non mi toccare il ramarro, perché guarda, ricordo. Il ramarro è un ricordo unico, che non ha mai avuto nessuno. Allora manca Elmas anche. Sì. Cosa ha detto Nestor Oschi? L'hai citato? Beh, no, ha detto che ovviamente per la Macedonia, voglio dire, è un'occasione irripetibile. Non ha niente da perdere. Anche per il Galles è un'occasione irripetibile. No, ma loro veramente. Per molte squadre è un'occasione irripetibile. Mi sembra che l'Italia sia come l'Inter nella partita di stasera, deve aver paura solo di se stessa. Sì, questo è vero. La formazione ce l'ha già pronta, Natali. Questa è la formazione, ricordiamo i grandi esclusi, Belotti e Zaniolo. Scamacca, insomma, non è convocato per un leggero problemino fisico. Donnarumma. Visite Inter. Donnarumma tra i pali, Florenzi Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri, Giorginio, centrocampo, Barella, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne, il Tridente. Cavolo. Perfetto, questa è la formazione, non dobbiamo fare aria fritta. Perché... No, aria fritta no, quello che ha detto lei è importante, nel senso che l'esclusione di Scamacca per l'affaticamento, vabbè, ci può stare. Quella di Belotti? Gli altri due quella no. Di Belotti e di Zaniolo no, Belotti perché comunque è sempre stato nel giro azzurro, l'ho visto anche con l'Inter, mi sembra in discreta forma, mentre João Pedro non è che stia vivendo chissà quale momento. Cioè, se oggi succede qualcosa Immobile, mettiamo dentro João Pedro alla prima presenza. Perché no, è imprevedibile. È imprevedibile. Con la Macedonia, dai, ragazzi. Sì, anch'io potrei dire Bastoni. No, capito, però. Sì, la frutta. Sì, ragazzi, se esci, e vabbè, appunto, se esci con la Macedonia, giusto? Beh, hai diritto, esatto, non vai in mondiale. Cioè, è come ma così non sottovaluti l'avversario, perché si diceva Chiellini me lo tengo per un'eventuale sfida col Portogallo, però attenzione, perché ci sono dei problemi. Devi arrivare all'altra in semifinale. Ti devi portare Belotti e non João Pedro. Ma Chiellini che è la prima esperienza, ragazzi. Gli possono tremare anche le gambe, non sa. Ma secondo me no, io sono contento, vado contro me. La quota gol, se ti serve di fare gol, Zaniolo devi tenere. Ma Zaniolo non è neanche un campione. Sai che in una partita sì, come ma panchina, questa. Dodo. Sì, però in panchina. Vado controcorrente, io avrei tutto l'interesse a dire cavolo, Bastoni in Barella che già sono, guarda come l'Inter non fa, invece sono contento che meno male. Vengano chiamati comunque, perché questo è un appuntamento importante. No, beh, comunque non è una brutta Italia, cioè chiaro, mancano Bonucci e Chiellini, ma dobbiamo pensare che hanno anche una certa età Bonucci e Chiellini. Bastoni Mancini può essere anche considerata una coppia per il futuro, anche se Mancini, Roberto ha detto che non vuole fare esperimenti in questo caso. Non mi sembra una brutta formazione, chiaro, manca qualcosa di titolare dietro, perché comunque c'è Florenzi che non è titolare, Emerson Palmieri perché il titolare era Spinazzola, ma Spinazzola purtroppo è fuori dal via di lungo. Bastoni è titolare, no? Appunto, dico, però è una formazione... Comunque, guarda, però lui ha un problema, che Chiellini è chilometrato a tal punto che ti può fare una partita. Onestamente, è chiaro che col senno di poi... A me la coppia di centrali non mi fa impazzire, mi mette un po' di preoccupazione. Difesa. Sono più preoccupato dai due centrali che non mi danno garanzia. Dalla Macedonia... Ho capito, però... È un problema grosso. Oggi devi farli gol. Se Immobile non è in serata, e Bernardeschi, e Berardi, chi metti? Perché non ti porti Zaniolo? Se vede che avrà fatto i suoi conti. Zaniolo è uno... Ragazzi, cioè, non è che Mancini sia un... Zaniolo, secondo me Mancini non è che lo ama tantissimo. Sì, esatto, eh. Anche secondo me. Così, anche il fatto che non l'ha portato agli europei. Però io, è la cosa più semplice, se no non parleremmo mai, però se ha scelto questi, insomma, credo che abbia vinto un europeo dimostrando, insomma, di... Esatto, cioè, la se ha fatto così è perché è secondo lui la soluzione migliore, poi è ovvio che se sbaglia è finita. João Pedro. Però, magari entra João Pedro, fa il 3-0. Magari entra e non riesce magari a segnare. Magari fa come Schillaccia Italia 90, entra gol decisivo. Cioè, ragazzi, poi se qua andiamo, allora Donnarumma sei preoccupata perché è un momento da agitare. Dove è la testa Gigio? Bastoni comunque, non lo vedo qua. Barella, non ne parliamo da quando ha firmato il contratto. Cioè, se li vi aprei, Giorginio, quello che ha sbagliato i due rigori. Se Berratti andiamo, vive se andiamo in un mondo a parte. Se andiamo ai rigori. Immobile nazionale non va bene. Vabbè, allora ho capito. Però c'è la Macedonia di là, in mi auguro di mangiarmela. La convinzione è che quella che secondo me in finale ci va la Turchia anziché il Portogallo. Ma sai che lo penso anch'io, Mauro. Io non sono molto fiducioso sul Portogallo, ma che riesca ad andare in finale. Prenderei sia uno che l'altro, e li cambierei con i primi due che passano per strada. Perché se uno si deve approcciare da cittadino italiano pensando che noi restiamo a casa... è già successo, no, infatti io ricordo appunto non deve succedere tra le due partite bene, ho più invece non è proprio perché è successa una cosa eccezionale nella
voi direte sfiga, io dico nella inadeguatezza, perché uno che sbaglia anche due la Francia, rigori, Gianluca è stato sì, il mondiale di fila 90-94, d'accordo, dopo passa, dopo passa, uno che sbaglia, dopo passa, sì lo so, uno che sbaglia due rigori, perché se no noi, se uno segna, non siamo neanche qua, no? Già è successo l'incredibile in negativo di là. Posso pensare che per una volta noi si batta sia la Macedonia sia il Portogallo barra la Turchia? Vabbè, certo, posso? Certo. Posso? Puoi? Posso? Devo essere ottimista. Andiamo in pubblicità, no. Natali, parliamo poi di... Secondo me la Turchia è anche di secondo me. No, pubblicità, la pubblicità, Portogallo. Pubblicità. Prima di passare all'altro argomento. No, scusate, no, io no, quando no, sbaglio adesso, lo dico, voi intendevate, no, voi intendevate, no, voi intendevate, ho capito male io, anche Longoni, ho capito, tutti hanno capito, io no. Allora io avevo capito che voi dicevate, ho sbagliato io. Voi noi dicevate, abbiamo detto che tra Portogallo e Turchia, pensiamo che, che chi passa il turno è la Turchia. E quindi sarà Italia-Portogallo la finale. Beh, no, no, scusate, io avevo capito invece che poi, beh, vai, quindi Italia-Turchia poi va ai mondiali? L'Italia. Ah, ecco, no. Mancherebbe, però... noi siamo italiani, vogliamo viverla, no, questo perché mondiale. Se mi dicevi la Turchia, poi era... Anche se i due precedenti con la Macedonia dicono una vittoria al 92esimo e un pareggio a Torino 1-1. 2017 a Torino? Esatto. Vedi, bene, bene, allora quando si è giocato a Palermo, su 15 partite ne abbiamo vinte 13, beh, pareggiata 1. Perché, perché giocavi Italia-Liechtenstein a Palermo. No, non è vero, no, 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 vabbè, no, dai, non importa. Con la Norvegia. L'Italia ha vinto 2-1, cos'era, con l'Irlanda, il debutto di Luca Toni. Debutto di Luca. Porta bene Palermo. Andrea, sul Milan sì, invece la notizia è quella che abbiamo visto un po', che ormai è un po' consumata, che Ibra vuol continuare a giocare, a fare il calciatore. Vediamo, potrebbe rientrare anche la Svezia tra gli ingredienti della gioca, serata. Sì, no, lì non gioca, però se la Svezia viene eliminata le possibilità che lui vada avanti a giocare diminuiscono. Se va avanti e passa, va ai mondiali è molto Sì, perché lui se va avanti la Svezia vuole comunque continuare a giocare, a fare il calciatore. È squalificato. Sì. Ah, sì, sì, già, esatto. Non perché è infortunato. No, no, no. No, no. Anzi, io sono un grande tifoso del Galles, lo ripeto. Ma poi la Svezia ne ha un'altra? Sì, tutti ne hanno un'altra. Sì. No, capito, contro chi? Beh, non è vero, la Polonia. E la Svezia con la Polonia, credo. Cioè, se la Svezia batte stasera Kirchner, non mi ricordo, sì, una, Galles. Galles, perché il Maurizio è tifoso del Galles, sì, c'è Svezia-Polonia. Ma Svezia Repubblica Ceca? Sì, ah, Repubblica Ceca. Beh, il Galles siete gioca col Galles. Siete sul Galles. Chi gioca il Galles col Belgio? Non male che c'è l'Austria, male che c'è la Goito. E la Svezia è quella dopo? Vabbè, no, gioca e c'è la Polonia. Polonia gioca. Scusami, c'è la sfida tra il Galles che cerca questa impresa storica nella notte dei tempi. Perché ho capito. Però la, cioè, la domanda era: non gioca questa perché è squalificato, ma la prossima, perfetto, visto che è andato lì, ci gioca. No, comunque la situazione è questa, giusto, Andrea? Sì, su Ibra vediamo, ci saranno. Ci cioè, lui potrebbe diventare anche un giorno dirigente del Milan. Sì, credo che poi lo sfogo sarà quello. Non so su in che posizione. Io lo vedrei un po' da un lato come Nedved, vicepresidente, che può rilasciare la dichiarazione, eccetera, eccetera. Dall'altro è chiaro che l'utilità di Ibra sarebbe quella di averlo molto più vicino al campo, lo stiamo vedendo già nell'ultimo periodo, ormai da qualche anno, però non lo vedo né come team manager né come secondo dell'allenatore, quindi non ci sono anche altre figure. Però meglio Milanello che Vialdo Rossi, ecco, cioè nel senso, se devi fare sì, collocazione. Per, proprio per il peso specifico che ha avuto uno spogliatoio negli ultimi anni, che ha ribaltato, vederlo ancora anche dopo che avrà preso le scarpe al chiodo a Milanello, secondo me non potrà che fare bene all'ambiente. Sì, insomma, è un Ibra che possiamo aspettare, tanto adesso... Se vuoi, però Maurizio, ti introduco un ulteriore tema, la notizia è che possiamo darla, non dico per certa, perché finché non ci sono le firme è sempre tutto molto prematuro, però ecco, salvo sorprese, Romagnoli diventerà un giocatore della Lazio. Ecco, bene, torna a casa. Torna non a casa, lui era nella Roma, lui era nella Roma, torna a casa. Nella lui sua si è sempre tirato a Nesta, fa un po' il contrario di Nesta, sempre stato tipo della Lazio. Diciamo che gli danno qualche soldino in più. Gli danno qualche soldino in con più. Zeman. Gli darebbero garanzia di poter giocare titolare nell'anno che porta i mondiali e ha capito anche che al Milan farebbe molta panchina. Quanti stanno lavorando a Milanello adesso? Per un po' 11. Insomma, un po' pochini, preparandosi per il resto è così. Anche da noi è normale.
Beh. Invece all'Inter, perché dobbiamo dividere questo tempo. E all'Inter ce ne sono 12 in giro. No, c'è questa bella notizia che. No, aspetta, non è solo 12 in giro. La bella notizia è che tutti continuano a firmare e rinnovare i contratti. C'è Skriniar che vi vuole bene, vuole stare all'Inter, l'ha sempre detto, col cuore e con la testa. Quindi mi sembra un buon momento, cioè tirare su quantomeno tutti queste conferme dei contratti. Ragazzi, io su Brozovic non ho mai avuto un dubbio neanche di un secondo, perché conoscevo la situazione dal primo minuto. Hanno tardato tantissimo perché ovviamente da qua non ha più Vikanec come procuratore, si è improvvisato un po' il papà Ivan, però il papà Ivan non aveva i documenti, la documentazione ogni volta che la mandava gliela respingevano, hanno dovuto alla fine, credo, mi diceva il grande Nico Schira, mi diceva che alla fine l'operazione l'ha dovuta fare Branchini, cioè hanno chiamato Branchini e ha detto ascolta fai tu l'agente per questa operazione perché sennò non arriva sto timbro e andavamo avanti con la Federcalcio. Ma la situazione Brozovic era a posto, credo veramente da prima di Natale. Cioè, non ho mai avuto dubbio. Brozovic, uno dei pochi che sì. Ma perché è un pigro, cioè, è rimasto all'Inter. Sì, sì. È un pigro, lui un po' l'ha detto, ha detto io non ho neanche cercato un altro procuratore, firmare. No, poi fa... Non ho neanche dato un mandato ai miei agenti, lui è proprio uno che qua sta bene. Mi dicono lo stesso di Perisic, però vi ricordate che io, poi... 7 anni entrambi, eh? Io Perisic continuo a non darlo così facile. Perché? Ma perché lui non vuole rimanere? Perché, secondo vuole me... Sliga, secondo forse. No, ma non è che... Cioè, secondo me Perisic è un giocatore che invece se ha, non ha la pigrizia di Brozovic, se si guarda al procuratore, se si guarda attorno, secondo me... Quello che vuole lui lo trova. Sarei molto sorpreso favorevolmente proprio se anche Perisic volesse rimanere. Ragazzi, se fosse per me, poi non sono soldi cose. Miei. Sì, ma al di là di questo, se vuoi veramente aumentare, alzare l'asticella, tu devi avere sia Perisic che Gosens. Cioè, non è che andiamo molto lontano. Da una parte di là dovresti avere altri due di questo perlomeno tenore. Però sono contento, ma ripeto, ogni firma di contratto, come abbiamo visto con Lukaku e con Hakimi, ti dimostra che se poi ti mettono lì 80, il contratto lo stracci, no? Cioè l'abbiamo visto, io sono assolutamente convinto che avremo una grande cessione quest'estate, in ogni caso, Lautaro? Sia che vinciamo... Sì, penso più Lautaro che Barella, perché adesso c'è... Ma adesso scrivono anche i siti stamattina che potrebbe esserci delle grosse... Ma quando c'è qualche grossa cessione... No, ragazzi, ma quando c'è la sosta, cioè domani ne arrivano 90 per Skriniar, dopodomani ne arrivano 100 per Lautaro, dopodomani ne arrivano 110 Beh, per chi vuoi te. Beh, c'è chi firma te. Comunque anche se... Io sostengo che se non vinciamo lo scudetto, poi ci sono quelli che si vogliono sentire raccontare le favole, no? Il ritorno di Lukaku, l'arrivo di Dybala... Quanto risulta a me, molto modestamente dico che se vinciamo lo scudetto è comunque un mercato non fantascientifico come un anno fa, no? E se non lo vinciamo, secondo me è ulteriormente al ribasso, che ragazzi non vuol dire che non lo sparisci, No, vuol no. dire che magari fai Scamacca, se già fai Scamacca Bremer e Frattesi, se già, appunto, se già fai, sì ma vendi Lautaro. Scamacca Bremer e Frattesi è un signor mercato. E vendi Lautaro. Vabbè, un buonissimo mercato. E chi tieni come secondo? Ah, beh, Scamacca. Poi prendi Dybala a Parma 0. Non lo so, ragazzi. No, Dybala non ci credo. Io continuo a non credere a Dybala. Io so che continuano a seguire Turan. Continuano a seguire Turan col Borussia Mönchengladbach. Anche se dovesse andare via Lautaro Martinez. Se vendi Lautaro, ci credo. Tutto ce l'ha lì. Ragazzi, poi mandi via Sanchez, Vidal e quindi sì, già quei loro stipendi. Sì. Nel 3-5-2 Dybala non è qua. Continuate a dimenticarvi una cosa fondamentale. Cioè, la mission è contenere il monte stipendi. Se io devo darne 4 a Vidal per farlo andare e 4 a Sanchez per farlo andare... Venuti, ricordo, col decreto crescita, se poi ne devo dare 8 a Dybala che non gode neanche del decreto, no, ma dov'è, mi spieghi dov'è l'abbassamento del monte stipendi? Dai ragazzi, siamo seri, però dai, ti no, liberi di due giocatori ingombranti in casa sì, Inter che guadagnano Nathalie, però come abbiamo dimostrato la rosa, tu se vuoi essere competitivo allora tu perdi Vessino, Kolarov è già un ex giocatore, cioè Vidal, Sanchez, De Vrij e Caicedo non lo contare, vabbè, ma De Vrij dici prendo Renier, secondo me uno tra Ranocchia, D'Ambrosio e questi magari non rinnova, te ne mancano 7 o altri 7 fai pure che fai tornare a Goumé, fai pure che promuovi un Primavera di Belle Speranze, fai pure che cerchi un altro Bastoni, ragazzi a un certo punto 25 giocatori tu devi, Radu va via, Dorei, vabbè c'è Onana e Cordas continua a fare il terzo, sì però alla fine i numeri sono quelli lì.
Mandiamone via 8, ho capito, poi ne devi prendere altri 8. So. Dove li prendi? Però l'occasione di prendere un giocatore a zero, guarda anche con Ciala, no? Alla sì, fine l'avete aveva, fatto. Sì, ma non aveva quello stipendio. Guadagno 4 e mezzo, 5 adesso non so non esattamente. A me risulta meno, ma fa niente, ma non voglio, perché non però non voglio, cioè Dybala 4 e mezzo impossibile. No, beh, siamo d'accordo, almeno su questo siamo d'accordo. A 7 lo prendi sicuro. Ma l'Inter ha già a 7 Brozovic, dove è stata portata per i capelli, e Lautaro. Secondo me, allora, mettiamola così. Appunto, vendi Lautaro, risparmi l'ingaggio di Lautaro. E incassi i soldi delle cartelle. Ma se io non la vedo così sempre. Oh, ragazzi, vediamo. Vabbè, per me è Dybala, non viene all'Inter, però... Ma il fattore Marotta, secondo te, non c'entra nulla? Ma Marotta, Natalia... Marotta ci prova, quello ma sì. Ma Marotta, sì, va bene. Ecco, dal 2019 a oggi, tu dove hai le stesse idee su tutto? Sull'amore, sì, lui su... sì. Beato, non ha cambiato nulla. Io invece dal 2019 al 2022 ho cambiato idea 100 volte, e secondo me pure Marotta, vedendo 33 partite saltate, vedendo un po' il carattere che gli è, secondo me Marotta ha cambiato idea. È vero, ma infatti non gli vanno a proporre 10 milioni, non è che sta proponendo 7. Prima era più fedele alla Juve, un contratto fino al 2026. Adesso, ragazzi, secondo me, voi volete tirarmi a tutti i costi di Bala, secondo me non lo fanno. No, ma è bello che tutti gli interisti lo escludono, perché... Perché è evidente, no, lo escludono quelli che magari hanno più contatti con Marotta, no. Il che non vuol dire niente, perché Marotta è bravissimo a farti credere una cosa. E che... poi dopo... Però secondo me, siccome a me risulta che continuino a sentire Zapata, l'entourage, e continuino a sentire Thuram, l'entourage, io non credo infatti che li sentano per caso. No, uno dei fattibili non lo so. È Zapata, infatti, secondo me. Poi magari risulta questo da Bergamo, Maurizio. E comunque, già ce l'ha provato l'Inter. E comunque, per farla breve, se devo perdere Lautaro per prendere Dybala, io personalmente non sono contento. E chi prendi al posto di Lautaro? Non lo so, ma non se però prendi Dybala più Scamacca, non sono contento. Non è male, eh. Non lo vedo non nel sistema internet, non lo vedo. Certo, anche nel 3-5-2 è difficile da collocare, ragazzi, Dybala, non lo vedo, posso dirvi ma poi ragazzi, magari lo fanno, Dybala diventa pallone d'oro e vince la classifica canonieri con l'Inter, e io non ho capito niente, io non ce lo vedo nell'Inter di questi tempi, io non ce lo vedo. Poi, per carità di Dio, secondo me non lo fanno, secondo me il ragazzo va in Spagna. Anche secondo me bello, allegro, si prende i suoi 10 milioni in premio, 8 senza o improvvisamente, tutto sommato però in Spagna, il tempo Atletico, sì. Barça. Quando resti a spasso ti fai andare bene anche la pioggerellina che prima ti faceva schifo, te lo dico io, se prende 10 milioni 12 più bonus, ma qua si viene messa in discussione la qualità del giocatore, che sono scemi in Spagna, a dargli 10 milioni più. Viene messa in discussione da noi in Italia, E in Spagna mi vorrei ricordare che se noi prendiamo la batteria di attaccanti soltanto del Liverpool o soltanto quella che ha in mente di fare Real Madrid o il Barcellona, ci rendiamo conto che la quarta punta che guadagna 10 milioni, noi la quarta punta deve essere Pinamonti nella nostra idea di ingaggio. Qua Dybala al posto di Sanchez non risparmia un soldo. Ragazzi, io guardo per le parità. Tu Dybala al posto di Sanchez non hai risparmiato un soldo. Quindi il quarto che arriva è uno che guadagna meno, il terzo, mettila, è uno che guadagna meno. È uno che guadagna meno. Quanto guadagna Zapata? Bene, prendeva 2 qualcosa all'Atalanta. Allora, 4 glieli puoi anche. Se passa a 7 impazzisce. No, 7 non passa. Quindi non li prenderà mai, quindi potrebbe passare a 4. C'ha 31 anni, puoi passare a 4? Fa schifo? No. Allora, io vi ho spiegato perché secondo me non lo fanno. Domani lo fanno. No, dirò, vuol dire che non hanno fatto gli altri. Vabbè, questo perché gli obiettivi sono altri, secondo me, in questo momento preciso. Poi, ripeto, Marotta secondo me ha anche cambiato idea rispetto al 2 ore. C'è stato un Covid di mezzo, lui è entrato, ha fatto delle cose incredibili. Dopo il Lione è sparito, cioè Marotta è già stato scottato dalla vicenda Sensi quanto ad assenza, non dimentichiamocelo. Chiudiamo allora la nostra riunione di redazione, anche perché poi ci sono le altre trasmissioni del palinsesto di Top Calcio. Stasera seguiremo con un occhio attento la nazionale. C'è Natalia. A partire dalle 20 su Tele Lombardia, poi Top Calcio 24 dalle 20:30. Quindi gli amici del canale 10 poi slittano sul 12. Sembra un attore americano oggi. Anche te, mi sembri Cary Grant, soprattutto quando scendi da cavallo. Sì, anche John te, Wayne. Cioè, però tu, grazie al lucologo Gianluca Rossi, grazie a tutti. Ci fermiamo. Natalia, stasera continuiamo.